Apriamo tutto, apriamo tutto. Queste le parole che si sentono in questi giorni. Ma sì, ma apriamo tutto, perché no? Apriamo tutto, dai. Apriamo discoteche, apriamo chiese, apriamo bar, apriamo ristoranti, apriamo musei, apriamo biblioteche, apriamo tutto. Tutto. Tanto, ma sì, ma sono solo passate 2 settimane. Ma dai, ma cosa vuoi che sia? 2 settimane. 2 settimane da quando morivano 1.000 persone al giorno. Ma cosa vuoi che sia? L'importante è che dobbiamo andare a mangiare fuori, dobbiamo andare a pregare. Ok? Non possiamo mangiare a casa, non possiamo pregare a casa, dobbiamo. Vabbè, lasciamo stare. Ecco, io capisco quando gli imprenditori escono e dicono che bisogna riaprire perché sennò avranno danni ingenti per la loro economia e per la loro vita. Ma non mi va bene che delle, le persone normali dicono solo per parlare così, per parlare, che a noi ci piace parlare questi giorni, parliamo, parliamo, ci informiamo, leggiamo, ma alla fine non sappiamo niente, non sappiamo niente. Eravamo tutti esperti di MES, di Corona Bond, eravamo tutti virologi, come siamo sempre allenatori di calcio quando gioca la nazionale, siamo tutti un po' esperti, però alla fine non capiamo niente. Dicevamo all'inizio, ma sì, è un'influenza, ma dai. Influenza, 27.000 morti. Ecco, non facciamo lo stesso errore, per favore. Non facciamo lo stesso errore. Sono passate solo 2 settimane da quando i dottori a Bergamo uscivano nelle nostre televisioni dicendo che dovevamo scegliere tra la vita di uno e la vita dell'altro, chiedendoci di restare solo a casa, chiedendoci compassione per il loro lavoro, per la loro professione, rispetto. No, vabbè, tutto dimenticato, tutto tabula rasa. Le cose non possiamo deciderle noi. Io sono d'accordo che il popolo è il corpo supremo, diciamo, di uno Stato. Cioè, senza, cioè il popolo deve, è quello che decide ed è la parte che ha più potere in uno Stato. Però in determinate situazioni lo Stato deve prendere in mano la situazione e garantire la salute pubblica, la sicurezza nazionale. Ok, posso capire i discorsi. Questo governo ha sbagliato magari nei fondi, non ha stanziato i fondi giusti per far ripartire l'economia, ha lasciato in povertà molte persone, questo che lo posso capire. Ma non accusiamolo di troppa. Non accusiamolo di dittatura perché ci tengono a casa, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È stato definito come uno degli episodi più brutti dalla Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è stata tosta. E sono passati i momenti difficili. E sono passati. C'è stata la guerra fredda, il crollo del muro di Berlino, la bolla immobiliare, il crollo di Wall Street. C'è stata la guerra in Italia, attentati terroristici. Ecco, per una volta cerchiamo di lasciare da parte il nostro egoismo e andiamo dritti in un'unica strada, per favore. Perché ci mette un secondo ad arrivare alla seconda ondata. In Germania, appena hanno aperto, tac, è risalito. In Cina, appena hanno aperto, tac, è risalito. E Germania e Cina, la sanità sono messi bene, eh? Noi, mica tanto. Mi ha dimostrato. Quindi pensiamo agli imprenditori, alle persone che sono senza lavoro, che non riescono a portare la pagnotta a casa e fanno difficoltà. Ecco, quelle persone. Non pensiamo ad uscire, basta, ok? Perché la mia libertà finisce quando inizia la vostra, come diceva Martin Luther King. Grazie.